Buon pomeriggio a tutti. Tendo a precisare che siamo qui oggi per mettere una parola fine a quella che è stata questa telenovela estiva. Quindi penso sia inopportuno e non corretto parlare di mercato in questa sede oggi. Quindi preferirei non parlarne. Tutto qui. Giusto? Buonasera, direttore Manna, buonasera. Al di là dell'attaccante, del profilo dell'attaccante del Napoli, le chiedo se domani pomeriggio cominciasse il campionato, lei rispetto alle idee di gioco del mister, ritiene questa squadra completa e soprattutto competitiva per quali obiettivi? E a Di Lorenzo, se con questo nuovo modulo, cioè un nuovo sistema di gioco, cosa cambia nel suo modo di esprimersi, se magari aumenterà la propensione al gol, se cambia qualcosa. Grazie. Allora, noi quello che abbiamo cercato di fare è di poter dare all'allenatore, sin dai primi giorni di ritiro, una squadra che potesse essere il più competitiva possibile per affrontare eventualmente il campionato subito. È chiaro che ci saranno dei movimenti, perché c'è ancora un mese di mercato e potremmo fare degli inserimenti. È un percorso, è un progetto che sta iniziando quest'anno, che vede l'allenatore centrale. Condividiamo un'idea e una strategia con tutte le componenti del club. Siamo tranquilli, abbiamo le idee abbastanza chiare, ma non faremo cose folli, faremo cose funzionali a quello che è la nostra idea in questo momento tecnico-tattica, che va a supporto dell'allenatore. Tutto qui. Al direttore chiedo, a prescindere dai nomi, Osimhen, quelli che si fanno, c'è una tempistica per cui di concerto con l'allenatore la squadra debba essere completata, cioè per l'inizio del campionato, oppure si proverà anche a aspettare magari, qualche offerta, qualche occasione di fine mercato per raggiungere quell'idea di squadra che avete? Grazie. Ma il mercato spesso è fatto di opportunità e quando si presentano queste opportunità bisogna decidere se si colgono o meno. Il mercato chiude il 30 di agosto, ripeto, siamo tranquilli, non siamo in ansia, abbiamo una squadra competitiva per cercare di raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è di ricostruire, ripartire, raggiungendo la Champions, quindi siamo tranquilli e consapevoli che sarà complicato, che c'è tanto da fare, ma siamo consci della nostra forza e di quelle che sono le nostre caratteristiche. Io sono qui oggi insieme a Giovanni per dare un segnale di unità, visto quello che, tra virgolette, è successo, no? In questo periodo, per farvi capire che siamo tutti una cosa sola e insieme dobbiamo costruire qualcosa di nuovo, con valori importanti. Detto questo, in rosa abbiamo Osimhen, Simeone e Khedira, e in questo momento siamo ampiamente coperti. Poi, ripeto, ci sono 30 giorni di mercato e faremo le nostre valutazioni. Tutto qua. Grazie, grazie a tutti e buona serata. Grazie.